Fare i conti con l'ambiente, 2014, giornata dedicata al progetto SIFOR. Siamo con l'ingegner Giancarlo Dezio, direttore generale del consorzio RAE Ecolite, che oggi parteciperà ad una tavola rotonda sul tema della valorizzazione del riuso. Qual è la vostra posizione in merito? Io prima di quando ho accettato l'invito a questo convegno mi sono soffermato un po' a riflettere su questo concetto di riuso, certamente estremamente interessante, può avere degli sviluppi anche sociali assolutamente da non trascurare. Dobbiamo però chiarire alcuni aspetti. Allora, tanto per cominciare, noi dovremmo partire da un qualcosa, ok, che è un rifiuto. Di conseguenza dobbiamo capire prima quando è un rifiuto. Allora oggi non credo ci siano delle normative ben precise che ti possono evitare problemi o sanzioni perché un rifiuto rientrare nel circuito del riutilizzo, okay. Poi bisogna stabilire quale tipologia di prodotti può avere un senso che venga riutilizzato. Il piccolo, il macina caffè piuttosto che, faccio fatica, forse non è anticonveniente. Certo. Allora, possono essere i cosiddetti grandi elettrodomestici, frigoriferi, lavastoviglie, lavatrici. Benissimo, cominciamo a parlare, no, ok? Perché è importante cominciare a capire cosa possiamo, cosa può, in particolare del prodotto del rifiuto RAE, di conseguenza parliamo di apparecchiature elettrotecniche ed elettroniche che hanno alle spalle tutta una serie di problemi. Innanzitutto non si può pensare che venga rimesso in un circuito assolutamente condivisibile un prodotto che poi potrebbe creare dei problemi al consumatore. Certo. Ma l'altro aspetto è dove viene deciso che il prodotto A non è rifiuto ma può entrare in un circuito. Come viene gestito, insomma, per farla breve, per non... Perfetto, assolutamente condivisibile il fatto che il RAE, l'apparecchiatura elettrotecnica ed elettronica, che nasce come AE e che diventa poi alla fine della propria vita, indipendentemente dalla causa che ne determina la fine della propria vita, che può essere perché si rompe o perché mi sono stufato di vedermelo in giro per casa, ok, ecco. Certo. Chi lo decide? L'isola ecologica, l'operatore dell'isola ecologica? Ma bisognerebbe che questi operatori, che sono persone dignissime, che sono persone che svolgono un lavoro o una funzione sociale e ambientale importantissima, vengano arricchite con competenze che gli consenta di. È il consumatore al momento della consegna o del conferimento all'isola ecologica che decide? Insomma, per farlo proprio bene. Benissimo il parlare di riutilizzo, però prima di arrivare a renderlo operativo stabiliamone i confini. Oggi parliamo di formazione anche. Lei citava adesso proprio la problematica legata alla formazione degli operatori. Ma assolutamente. Uno dei il nuovo 49, che è il decreto col quale viene recepita la direttiva europea, dà ampio spazio a questo discorso del riutilizzo. Lo dà ancora prima la direttiva europea. Certo. Ribadisco, va bene. È il distributore che o il negoziante che stabilisce, o sono io consumatore nel momento in cui mi dico del frigo, dicono può essere riutilizzato o no. Le regole e la formazione, perché non possiamo permetterci di creare, e poi scusate, il mercato oggi è quello che è, lo conosciamo tutti, no? Non strezziamoci con il discorso del c'è la crisi, no, cioè va bene, c'è la crisi, però non facciamone neanche una... Certo. Vediamo di non creare un,
un mercato parallelo che mette ancora di più in difficoltà. E poi da ultimo c'è un recente rapporto di Legambiente che dice che il 70% o giù di lì dei RAE raccolti in Italia seguono percorsi, me li lasci definire, non proprio legali. Stiamo attenti anche a questi aspetti, ok? Tanti temi oggi, grazie al dottor Dezio e buon lavoro. Grazie.